Carcere, emergenza educativa e spesa sociale sono i temi al centro del convegno che si è tenuto questa mattina in sala giunta. L'incontro è promosso dalla direttrice del corso di perfezionamento e legislazione penale minorile della Federico II, Clelia Iasevoli, dal presidente della Camera Penale di Napoli, Marco Campora, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il bambino non nasce delinquente, non nasce appartenente a una baby gang, lo diventa. Se nessuno fa nulla per evitarlo, diventa per forza. Noi sappiamo perfettamente quali famiglie, quali quartieri, quali scuole vanno questi bambini. Se tutti li guardiamo, poi scopriamo che qua sotto qualcuno uccide un altro ragazzo. Nessuno fa niente prima. Noi stiamo provando con il sindaco Manfredi a fare qualcosa prima. È difficile, è costoso, è complesso, ma sappiamo che funziona. Abbiamo una dispersione scolastica eccessiva, la repressione non è la soluzione. Dobbiamo cercare di recuperare i ragazzi che vivono in contesti degradati. Sono necessari ingenti investimenti nelle politiche sociali al fine di ridare fiducia e speranza a questi ragazzi. Le famiglie devono essere attente all'educazione dei figli, devono controllare quando escono di casa che non portino coltelli, armi. Il carcere rieduca perché soprattutto con la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile la funzione preminente è proprio quella della rieducazione, anche con corsi di formazione, di studio aperti anche all'esterno. Il problema è che purtroppo quando poi i ragazzi escono dal carcere vengono abbandonati, ci vorrebbe una presa in carico più lunga. L'articolo 27 della Costituzione parla di pene rieducative e quindi sono le pene alternative anche che dovrebbero funzionare, anzi dovrebbero funzionare meglio del carcere proprio perché assicurano un contatto molto più vicino del condannato alla società e quindi la possibilità di riscatto è immediata perché non passa per la restrizione della libertà personale.